perché è qua in piazza con Greta? Sono incuriosito da questo fenomeno mondiale, per cui ho visto che viene qui a Torino, mi sembrava una buona occasione per essere presente. Allora, sono qui non solo per vedere Greta, ma soprattutto per vedere i ragazzi che decidono di impegnarsi per l'ambiente, per il loro futuro, e mi interessa ovviamente solidarizzare con loro. Beh, siamo in piazza con Greta perché ci teniamo tantissimo a questo movimento e crediamo che sia proprio necessaria un'inversione di tendenza. Greta ci può aiutare a salvare il pianeta? Ma la speranza è quella, l'intenzione c'è tutta, spero proprio che sia così. Beh, salvare il pianeta è difficile, però diciamo che ha iniziato bene. Secondo te è ancora possibile salvare il pianeta? Direi di sì, siamo al limite, però se ci sono persone appunto come Greta che riescono a smuovere un po' le coscienze, a smuovere un po' gli animi, forse riusciamo a tappare i buchi, a tappare un po' la situazione. Oddio, siamo un po' al limite e ci vorrebbero delle azioni prese subito, quindi non temporeggiare, non aspettare. Sì, diciamo che ora è possibile arginare il danno per quanto possibile e poi dopo si penserà al miglioramento. Ecco, per ora forse il punto focale è quello appunto di smettere di devastare. Cosa possiamo fare per salvare il pianeta? Cominciare ad aprire la testa e a fare le cose, non solo parlare, riempirsi la bocca, ma fare qualcosa, ascoltare i giovani. Se la gente si fosse già fatta questa domanda in passato, non saremmo probabilmente qua. Se fosse un... dobbiamo agire nel concreto, nel nostro piccolo e boom. È proprio indispensabile una sensibilizzazione molto forte su questo tema e poi nella pratica lavorarci su, eh? Cambiare modello di sviluppo è l'unica soluzione. Indietro non si torna più. Cioè, tanta gente pensa di tornare indietro, ma indietro non si va più. Si va avanti e il settore dell'ecologia è un settore di grande sviluppo. Se però c'è una classe politica complessiva in Italia che deve puntare su questo, molto su questo, e poi cambiare il nostro modello di vita, cambiare il nostro modello di quello che è indispensabile. Di là che si vive anche meglio, rinunciando ad alcune cose fittizie che non alimentano la felicità. Ci sono tante cose che possono rendere le persone molto più felici, più libere, più consapevoli del proprio essere su questo mondo.